Che cos'è di preciso la massoneria e perché coloro che ne fanno parte si nascondono dietro costumi e rituali elaborati e soprattutto dietro il segreto che nasconde al mondo i loro incontri e le loro attività? Davvero controllano il mondo come burattinai? In che modo l'eversiva loggia P2 di Licio Gelli è stata legata alla massoneria? Sono alcune delle domande a cui cercheremo oggi di dare risposta in questo nuovo episodio di Strane Storie. Non è semplice parlare di questioni seriamente controverse, di cose opinabili della storia e del modo di operare di un'organizzazione come la massoneria, senza cedere in nessun modo alle fantasie dei cospirazionisti, che vedono nei massoni gli immaginari padroni del mondo, una specie di piovra in grado di controllare e decidere tutto come nei fumetti. Ma è esattamente quello che vogliamo fare noi, perché a noi interessa capire. Vogliamo che le cose vengano spiegate e sappiamo che quando si cercano spiegazioni utilizzando la razionalità, l'evidenza, qualche risposta plausibile per interrogativi e misteri che solleticano la nostra curiosità e il nostro desiderio di sapere, probabilmente si riesce a individuarla. E dunque oggi torniamo nuovamente a parlare di massoneria, perché ricorderete che già in un'altra occasione della scorsa stagione di Strane Storie avevamo parlato delle principali vicende della massoneria, di come nacque più di 5 secoli fa in un angolo piuttosto remoto d'Europa e del perché da quell'angolo del continente pian piano dilagò in altre nazioni e poi nel resto del mondo. Ma quel primo video voleva essere una prima perlustrazione del tema e di una storia che attraversa i secoli. Non abbiamo esaurito allora gli argomenti e certo non lo faremo neanche oggi. Ma torniamo a occuparcene perché vogliamo andare alla scoperta dei lati più oscuri di questa organizzazione, vogliamo cioè navigare in acque che sono un po' meno limpide. Scruteremo dunque gli aspetti più controversi di quel mondo, capiremo in che cosa consiste il passaggio fondamentale che si compie quando qualcuno decide di diventare un massone, indagando soprattutto anche qualche vicenda che può lasciare perplessa buona parte di noi altri che a quel mondo siamo estranei. Bentrovati dunque naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Vi ricordo subito il mini corso gratuito per imparare a navigare tra le fake news, vedremo come mai le bufale si diffondono così facilmente, impareremo a riconoscere le notizie vere da quelle che probabilmente sono false e scopriremo come contrastarle, magari neutralizzarle. Per partecipare cosa dovete fare? Niente, vi basta andare al sito massimopolidorostudio.com/fake news e registrarvi. Avrete così accesso tra poco a una serie di video lezioni con me e di dispense da scaricare ed è tutto assolutamente gratuito, quindi fatelo subito. E poi ho una bella notizia. Come sapete, da circa un mesetto ho lanciato una proposta. Facciamo un salto di qualità per produrre contenuti sempre più professionali, interessanti, che poi io condivido, no? Gratuitamente con tutti, come Strane Storie, gli altri video del canale o anche questo mini corso gratuito. Ecco, abbiamo bisogno però adesso di uno studio vero e proprio dove effettuare le riprese, dove organizzare nuovi progetti con i miei collaboratori e le collaboratrici. Ci siamo dati come obiettivo minimo per partire in questa direzione quello di raggiungere i 500 naviganti sulla mia Isola del Mistero, cioè la mia pagina Patreon, e grazie ai quali possiamo sostenere i costi di tutto quello che realizzo per voi.
Ebbene, venerdì scorso, durante la live, che se vi siete persi potete recuperare naturalmente, abbiamo sfondato questo tetto. Siamo già oltre i 500 naviganti sbarcati sull'isola e adesso tocca a te, tocca a voi, insomma. Sbarcate anche voi sull'isola, avrete subito accesso agli oltre 300 contenuti esclusivi, cioè video, approfondimenti, dietro le quinte del mio lavoro, file da scaricare, documentari, trucchi svelati, eccetera, eccetera. Poi entrerete in una chat esclusiva su Telegram, dove ci sarò anch'io. Farete parte di una comunità, vi assicuro, davvero speciale. E quindi andate su patreon.com/massimopolidoro e sbarcate sull'isola. Vi assicuro che non ve ne pentirete. Ma ora è giunto il momento di andare alla scoperta dei lati più oscuri della massoneria. Cominciamo subito da un'accusa che ai massoni è stata rivolta sempre più spesso col passare del tempo, e cioè quella di rappresentare un movimento misogino, cioè di essere composta da una serie di organizzazioni che non sono riuscite a fare propria l'idea di uguaglianza di genere. Il motivo di questa critica è semplice. Nel 2022, oggi, malgrado sembri che le cose stiano cambiando, buona parte delle cosiddette obbedienze massoniche ancora non accetta donne tra le proprie fila. Come è possibile nel mondo occidentale, che si dice disincantato e moderno, una svista di questa portata? Ci sono pochi dubbi che i massoni siano nati nel 600 escludendo volutamente le donne. Del resto, 5 secoli fa, che le donne non partecipassero ad attività sociali, in sostanza fatte da discussioni filosofiche e religiose legate al pensiero ermetico, era abbastanza scontato. E la spiegazione per questo atteggiamento che i massoni articolarono nella prima parte della loro storia è che l'iniziazione era un fatto legato a un simbolismo fortemente maschile, di tipo solare, lo chiamavano loro, e che quindi alle donne era naturalmente, tra virgolette, precluso l'accesso alla fratellanza. Questa posizione fu sancita anche da un documento del 1723, le cosiddette Costituzioni di Anderson, dal nome del suo estensore, che ancora oggi una parte dei massoni considera fondamentale. Sentite cosa dice quel documento. Le persone ammesse come membri di una loggia devono essere uomini buoni e sinceri, nati liberi e di età matura o discreta, non schiavi, non donne, non uomini immorali o scandalosi, ma di buona reputazione. Chiuse le virgolette. È inutile girarci tanto intorno. Questo documento è una chiara espressione dello spirito del suo tempo. Da una parte, prima, ci sono quelli che possono diventare massoni, cioè uomini buoni, sinceri, nati liberi, che poi voleva dire niente schiavi, visto che la schiavitù era all'epoca ancora moneta corrente. Dall'altra parte, dopo, ecco chi massone non poteva essere, cioè gli schiavi, per l'appunto, persone immorali, coloro che danno scandalo. E non ultime, le donne. Le cose iniziano a cambiare, ma molto lentamente, soltanto verso la fine dell'Ottocento, quando in Francia nascono le cosiddette co-massonerie, ossia delle obbedienze massoniche formate però proprio da donne. Ad aprire la strada fu un'obbedienza femminile, la cui storia si intreccia con le lotte per l'emancipazione della donna. Le droits humains, il diritto umano, si chiama. Soltanto in seguito, però, parecchie obbedienze, chiamiamole così, di orientamento progressista, presero davvero a iniziare in un numero consistente anche le donne, permettendo così a massoni, uomini e donne, di lavorare insieme nelle stesse logge. In questa immagine vedete un risultato di questa evoluzione. Questa donna è una maestra massona, componente del Grand Orient de France. Oggi l'esempio principale di massoneria italiana che ha nelle sue file le donne è la Gran Loggia d'Italia, la seconda per numero di aderenti nel nostro paese, dopo il Grande Oriente d'Italia, che invece rimane decisamente chiuso sulle sue posizioni discutibili. Niente donne in massoneria, al massimo ammesse in un'organizzazione parallela come l'Ordine delle Stelle d'Oriente. Nel complesso, anche se si può dire che le donne massone nel mondo siano oggi un numero discreto, la sensazione, i numeri restano. La massoneria rimane non soltanto un ambiente largamente fatto da uomini, ma anche dominato dagli uomini, contenti loro.
Certo, questioni come la palese diseguaglianza tra uomini e donne in tempi recenti sono diventate un problema grosso per l'immagine e la realtà della massoneria, un problema che divide più che mai questo movimento. Ma ci sono questioni di portata più generale, in certi casi davvero degni della massima attenzione. Forse da sempre una delle cose che più fanno aggrottare le sopracciglia di molti, e non sto parlando di fanatici avversari dei massoni o di cospirazionisti vari, è l'idea del segreto massonico. Non è un punto facile da dipanare, ma è anche un aspetto che è al centro della mentalità massonica, e quindi proviamo a fare chiarezza. La massoneria mette al centro dei suoi ragionamenti il pensiero esoterico, e nella storia dell'esoterismo, e più in generale dell'antropologia, il silenzio, il fatto di conservare un silenzio esteriore e interiore, è da millenni qualcosa di molto importante. È considerato un modo per migliorare l'individuo, la sua psiche, la sua anima e, di riflesso, nel mondo moderno anche la società. Sembrerebbe semplice, anche interessante magari, ma le cose nella realtà non stanno esattamente così. E già, perché quando si diventa massoni, col famoso passaggio attraverso l'iniziazione, si fa un giuramento. Dei misteri dell'iniziazione, che fanno rabbrividire un po' tutti, parliamo tra poco, ma intanto vi dico in che cosa potrebbe consistere il vero guaio di questo giuramento. Eccolo qua. Una delle promesse che fa il massone quando giura è di mantenere la massima riservatezza su tutto quello che si fa e che si dice durante le attività della loggia. Non ci sono dubbi che questa formula sia stata pensata in funzione del segreto esoterico, forse non a fini malevoli. In concreto, però, l'ambiguità rimane. Il vincolo che si crea in una loggia massonica di solito è molto forte. Molti massoni lo descrivono come un'esperienza positiva, coinvolgente, molto particolare. Ma chi ci garantisce però che questa estrema riservatezza dei lavori massonici non possa nascondere fatti discutibili o addirittura attività illegali, occulte nel senso più deleterio del termine? Quanto è facile che il concetto del segreto massonico non sia travisato, distorto, usato a fini discutibili, se non decisamente da condannare? E non basta. I massoni hanno tenuto a lungo non solo a una riservatezza estrema sui lavori di loggia, ma anche sulla propria stessa appartenenza alla massoneria. Oltre a motivazioni legate all'esoterismo, il rifiuto a dire apertamente di essere massoni è stato giustificato molte volte, soprattutto al di fuori del mondo anglosassone, dove la massoneria è un'istituzione ben stabilita, con il fatto che in diverse parti del mondo i massoni nel corso della storia sono stati perseguitati, e vale anche per l'Italia. Il fascismo ha perseguitato i massoni, la lunga prevalenza del cattolicesimo e dei suoi strali contro la massoneria o anche l'anti-massoneria di origine comunista hanno consolidato lo stigma e il pregiudizio contro la fratellanza massonica. Pure per questo si dice, al contrario che in altre parti del mondo, in Italia è così difficile che un edificio riporti sul citofono, per esempio, un'indicazione del tipo al quarto piano ha sede la loggia XY. In tutto ciò, sul piano della realtà storica, c'è del vero, ma oggi, almeno nella nostra parte del mondo, queste asserzioni non sembrano reggere più. E poi, a ben vedere, probabilmente la difesa a oltranza dell'idea della segretezza, almeno in paesi come il nostro, alla lunga ha comportato più danni che vantaggi per la stessa massoneria. Per quanto possa essere stato pensato in buona fede e per convinzioni ideali rispettabili, un rapporto di questo tipo con la società ha comportato diversi guai, guai molto concreti, probabilmente attirati dall'idea della segretezza e da un'idea distorta del vincolo creato dall'iniziazione. In massonerie come quella italiana, soprattutto in certi periodi e per colpa dei suoi vertici, si sono insediati personaggi di ogni genere, in particolar modo affaristi spregiudicati e individui assetati di potere. Molto più spesso, e alla fine questo è persino peggio, il mancato confronto aperto, quotidiano, leale con le istanze collettive, con i mutamenti sociali, con i guai e i problemi del paese, hanno continuato a far pensare ai massoni che la cosa più desiderabile per loro fosse il miglioramento individuale, l'affermazione del singolo, della sua personalità. La fratellanza, insomma, ha finito per rappresentare un vincolo tra privilegiati e non tra uguali, come tutti gli altri esseri umani che poi
peraltro, dovrebbe essere proprio quell'idea universalistica da cui la massoneria è nata e che ripete a ogni piè sospinto. In Italia, nel nostro paese, la massoneria ha dovuto affrontare diverse crisi e parecchi guai. Anzi, questi risalgono agli inizi stessi della nostra storia unitaria. E già perché la massoneria partecipò in modo importante e appassionato all'impresa risorgimentale, al processo lungo e faticoso che nel 1861 portò alla nascita del Regno d'Italia. Una passione nata anche dal fatto che, per gran parte del tempo successivo al dominio napoleonico in Italia, cioè dopo il 1814, nei piccoli staterelli italiani la massoneria era stata sciolta, vietatissima, anche perché i suoi appartenenti spesso erano confluiti con i loro rituali e il loro linguaggio in organizzazioni davvero segrete ed eversive nei confronti dei governi della Restaurazione, come fu la Carboneria. Ecco, quella abitudine alla paura, alla vera segretezza, quella dettata dalla necessità politica, insomma, ha inciso molto sulle vicende successive e sui guai della massoneria italiana. Quando al culmine del Risorgimento uno dei massoni più importanti della storia del nostro paese, cioè Giuseppe Garibaldi, sbarcò in Sicilia, si diede da fare subito per cercare di incoraggiare la nascita di logge massoniche in ogni città e cittadina dell'isola. Ebbe successo, ma fu anche molto ingenuo e non si rese conto appieno che in quel modo stava gettando le basi per uno dei guai più grandi della massoneria dei tempi recenti: il rischio di interferenze e commistioni con i poteri locali, se non proprio con individui loschi e con organizzazioni criminali importanti di alcune parti del nostro paese. Nei decenni successivi, nel clima anticlericale e laico della presa di Roma e dei primi tempi dello Stato italiano, la massoneria italiana vide la sua massima espansione, sia quanto a numeri, sia quanto a influenza politica. Si calcola che ai primi anni del XX secolo una cinquantina di parlamentari delle due Camere fosse massone. Per fare un confronto, si ritiene che oggi quel numero sia molto vicino allo zero. Ma tutto cambiò di nuovo con la Prima Guerra Mondiale. Quando sulla scena politica italiana fece la sua comparsa il fascismo, come molte altre espressioni della società, anche la massoneria nelle sue varie articolazioni, cioè nelle varie obbedienze che la componevano, si comportò in maniera politicamente ambigua. In questo modo però si condannò da sola, perché agli inizi fu incantata dal primo Mussolini, cioè quello anticlericale di origine socialista. Fu così che le due principali obbedienze massoniche del tempo, il Grande Oriente d'Italia e la Serenissima Gran Loggia, si comportarono in maniera diversa nei confronti della dittatura che stava nascendo. La prima la rifiutò sin dall'inizio, la seconda, sperando di salvarsi, la accettò e l'applaudì, col bel risultato che in un paio d'anni, nel 1925, entrambe le logge furono vietate, i loro locali devastati e alcuni massoni uccisi, come avvenne ad esempio a Firenze nell'ottobre del 1925. Con la caduta del fascismo, la massoneria fu libera di riprendere le sue attività, ma altri inghippi, per certi versi anche peggiori, l'aspettavano. Ormai era del tutto invisa anche alla sinistra marxista, oltre che per tradizione ai cattolici. E poi, l'abitudine di alcuni suoi segmenti di coltivare rapporti e legami pericolosi, come quelli a cui ho accennato prima, non si era esaurita con la nascita della Repubblica. Lo sbarco degli alleati in Sicilia nel luglio del 1943 portò gli americani a coltivare l'idea di sostenere un movimento separatista dell'isola. L'idea, vagheggiata da una parte dei servizi segreti statunitensi, ma anche da ambienti criminali, era quella di legare politicamente la Sicilia agli Stati Uniti, in un'alleanza che per gli americani avrebbe significato disporre nel dopoguerra di basi aeronavali a volontà, proprio nel bel mezzo del Mediterraneo. L'idea fu messa rapidamente da parte, ma queste attività sotterranee comportarono anche contatti con logge massoniche siciliane, legate a doppio filo alla criminalità mafiosa. In esse si erano infiltrati agenti segreti americani, magari approfittando della loro stessa appartenenza massonica in logge statunitensi.
Il vero e proprio peccato capitale, chiamiamolo così, commesso durante la Seconda Guerra Mondiale, questa commistione appunto tra logge massoniche, criminalità, movimenti sovversivi, è quello che ci porta allo stesso genere di attività illecite, dunque anche eversive, condotto da alcuni massoni nell'Italia dei decenni successivi. Fino alla vicenda più nota, più clamorosa, più controversa. Ne abbiamo già parlato qualche tempo fa in una puntata della mia stanza delle meraviglie. Mi riferisco alla vicenda della loggia Propaganda Massonica 2, o meglio nota come P2, capitanata dal suo eterno maestro venerabile, l'aretino Licio Gelli. Ancora oggi è difficile fare un bilancio oggettivo della portata delle attività criminali di quel gruppo. La cosa più importante, forse, come per ogni vicenda, è quella di inserirla nel suo contesto. Gli anni della corruzione e delle lotte tra partiti di governo della Prima Repubblica, ma anche quelli dell'eversione di estrema destra e delle nostalgie reazionarie di alcune personalità che occupavano posti di responsabilità in vari ambiti. E già perché mentre i vertici dell'obbedienza di cui la P2 era parte, cioè il Grande Oriente d'Italia, rimanevano silenziosi per timore di ricatti o per connivenze, molte delle persone che Gelli reclutava erano personalità di quella estrazione, agenti dei servizi segreti, alti ufficiali delle forze armate, industriali, palazzinari come era all'epoca Silvio Berlusconi o anche giornalisti come Maurizio Costanzo, in un certo senso un corteo di personaggi di tutti i tipi, a volte persino curiosi, altre volte sinistri ma quasi mai banali o del tutto irrilevanti. Le indagini della magistratura e del Parlamento conclusero che le capacità concrete di quel gruppo forse non arrivarono a minacciare sul serio l'ordinamento delle istituzioni democratiche. Ma comunque sia, lo scandalo P2 per la massoneria italiana si rivelò un vero disastro. Un disastro che pesa ancora oggi sulla sua reputazione. Molta parte di quel patatrac si dovette alle lotte di potere interne ai vertici del Grande Oriente. Il gran maestro di quegli anni, cioè il generale a riposo Ennio Battelli, il suo predecessore Giordano Gamberini e anche quello prima di lui, Lino Salvini. Anche perché, timorosi uno dell'altro, la loggia riuscì a sopravvivere ai cambi di vertice del Grande Oriente malgrado la stessa obbedienza ne avesse decretato lo scioglimento già alla fine del 1974. La verità è che per miopia, se non peggio, la loggia arrivò intatta sino al 1981, quando a smantellarla definitivamente ci pensò la magistratura, non i massoni. In un certo senso, da quello shock e dall'impatto negativo sull'opinione pubblica, la massoneria italiana non si è mai ripresa del tutto. La legge numero 17 del 25 gennaio 1982, la cosiddetta legge Anselmi, decretò lo scioglimento di quell'associazione criminosa. Ma è evidente che il testo mirava a rendere chiaro che nella massoneria italiana non avrebbe mai più dovuto ripetersi un evento come quello, la creazione di associazioni segrete, potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico. Quel che oggi, dopo 40 anni, forse ancora i massoni italiani non sono riusciti a portare fino in fondo è il controllo radicale e puntuale su coloro che bussano, come si dice in gergo, alle porte delle logge massoniche, cioè sulle motivazioni di coloro che chiedono di diventare massoni. Sebbene molte indagini della magistratura si siano concluse con ben poco o siano tuttora aperte, il rischio di un mancato controllo da parte dei vertici su chi entra nelle logge non è soltanto una questione teorica, è un vero e grossissimo problema. A volte, quando si parla di massoneria, le persone comuni rimangono perplesse, imbarazzate davanti a un fatto che per i massoni, invece, è fondamentale. Intendo riferirmi al fatto che per partecipare ai lavori massonici prima bisogna essere massoni a pieno titolo e per diventarlo, una volta che la vostra domanda sarà accettata, occorrerà che passiate attraverso un rito, una procedura senza la quale le porte della loggia restano sbarrate agli esterni, cioè a quelli che il linguaggio massonico chiama i profani, che nelle storie di Harry Potter sarebbero i babbani. Questo rito ha tutto l'aspetto di un classico momento di passaggio. Si tratta di quella che in massoneria si chiama iniziazione.
Nel corso della procedura di iniziazione, chi sta per diventare massone, alla presenza dei suoi futuri fratelli, deve superare alcune prove simboliche, anche un po' teatrali, destinate a spaventarlo, a metterne alla prova il carattere, la determinazione, sia chiaro, tutto fatto per finta, come se si fosse in un teatro, per l'appunto. Solo con questo passaggio si può diventare poi massoni e si può partecipare ai lavori. Ma che cosa succede veramente nel corso di un'iniziazione massonica? Non è che lo si sappia poi benissimo. Come per mille altre cose, esistono però molti libri, seri, manuali massonici che ne parlano e che si possono acquistare un po' dappertutto. E quindi il rituale dell'iniziazione è qualcosa di lungo e complesso, ma se volete potete vederne una ricostruzione attendibile in questo video che arriva dalla Spagna e che mostra, diciamo così, la tipologia standard dell'iniziazione massonica. Si tratta di quella che più o meno ricorre nelle sue linee generali nelle maggiori obbedienze, le organizzazioni che di solito raccolgono le logge a livello nazionale. Ogni singolo dettaglio dell'iniziazione che vediamo nel video andrebbe commentato e spiegato per renderlo comprensibile. Ma non è di questo che ci interessa oggi parlare. In fondo, a pensarci bene, proprio l'iniziazione è la caratteristica più tipica di questa curiosa organizzazione. Con questo rituale prende vita il massone e dopo di allora, a volte, cominciano i problemi. Certo, l'iniziazione è qualcosa di noto e studiatissimo degli antropologi, ma di solito tutti noi collochiamo le iniziazioni in culture diverse dalla nostra, lontane da quella occidentale. Pensiamo ad esempio alle iniziazioni per il passaggio alla pubertà tra molte popolazioni, come il tuffo nel vuoto degli adolescenti della tribù Sa all'isola di Pentecoste, oppure il rito delle formiche proiettile che devono morsicare i giovani maschi della tribù Satere Maewe in Amazzonia per 10 minuti e i ragazzi per superare l'iniziazione non devono né piangere né lamentarsi. Nelle culture moderne della nostra parte del mondo questi passaggi o non ci sono più o sono ormai soltanto l'ombra di se stessi. Certo, di riti di passaggio però ne abbiamo ancora anche noi, no? La cerimonia della laurea, il matrimonio, il ballo delle debuttanti, ma sono qualcosa che le nostre culture hanno assorbito e che non ci sembrano poi così strane. Per i massoni questo transito è qualcosa di fondamentale, c'è un prima e un dopo l'iniziazione. D'accordo. Ma dopo che si è entrati a far parte di una loggia, cosa succede? Beh, dopo i massoni in sostanza si riuniscono per discutere tra di loro, secondo procedure estremamente codificate. Sì, ma di che cosa discutono durante queste riunioni? Da quello che si riesce a sapere, parlano o di questioni etiche, di filosofia, di storia, secondo prospettive di tipo illuministica, razionalista, oppure secondo quello che per certi versi somiglia a una specie di psicodramma di simboli e di storia dell'esoterismo. Insomma, per molti versi la massoneria appare come un club piuttosto esclusivo, di solito fatto da uomini, diciamo un po' sulla falsariga dei club inglesi per gentiluomini dell'età vittoriana. Per di più, con addosso strani indumenti, vistosi, paramenti e prima di tutto i celeberrimi grembiuli e guanti. In certi casi, invece, chi sta fuori sospetta che dietro tutte queste fumisterie, questi paramenti, circoli maschili, a volte si nascondano delle attività illecite o anche soltanto delle connivenze, scambi di favori di portata più o meno modesta o mediocre. Certo, l'evidenza storica, le fonti, le analisi più moderne ci raccontano che questi paramenti, le cariche, i gradi dai nomi altisonanti sono la conseguenza di una serie di nostalgie e di influenze e che dunque hanno anche quelle una spiegazione logica. Per esempio, la nostalgia dei borghesi del Settecento per un mondo di nobiltà che stava perdendo lustro e che non conoscevano in modo diretto. In un certo senso la massoneria era e rimane un modo curioso di socializzare e di stare insieme. Se ne potrà pensare quello che si vuole, ma quella è la sua essenza. La massoneria ha i suoi guai maledettamente concreti e del tutto mondani, e male fanno i suoi aderenti nel tentativo di difenderla, a non vederne la portata e a non parlarne in modo franco. I suoi 5 secoli di storia sono complessi, ma si spiegano in pieno
con la storia delle mode culturali dell'Occidente. Si tratta di cose insolite, con una loro estetica, con codici propri, ma che si possono chiarire senza pensare a chissà quali ordini mondiali di incappucciati nascosti nei sotterranei dei castelli inglesi o magari sotto il Pentagono. Tutto sommato, quello che conta non è condividere ogni scelta, provare o condividere e nemmeno considerare la massoneria come qualcosa di obsoleto, di imbarazzante, se non di ambiguo. Quello che conta, o dovrebbe almeno contare, per persone curiose come siamo noi, è il fatto di cercare di sapere e di spiegare, tenendo i piedi per terra e senza lasciarsi trascinare da fantasie complottiste di ogni tipo. Proprio nei fenomeni come la massoneria, che più mettono in difficoltà e che a un primo sguardo ci risultano difficili da capire, la ragione, i metodi di indagine della storia, la razionalità possono venirci in soccorso in maniera sorprendente. Usiamoli. E quindi, di tutto quell'immaginario che si è costruito nella testa di tante persone che credono davvero che i massoni o magari gli illuminati, i Rothschild, il gruppo Bilderberg o persino i rettiliani siano i veri burattinai del mondo, le forze oscure che manovrano nell'ombra, che cosa resta? È un'idea tutt'altro che nuova, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte. Nel nostro paese, durante gli anni di piombo, poi nei decenni che sono seguiti, si è diffusa addirittura l'idea di un doppio Stato. Storici, politologi, politici, giornalisti, memorialisti avevano trovato in quella formula, all'apparenza così enigmatica, cioè il doppio Stato, la chiave universale per svelare ogni segreto. Lo ha scritto, per esempio, Pierluigi Battista, editorialista del Corriere della Sera, che aggiunge: dicevano che la storia italiana repubblicana, tutta intera, la storia italiana repubblicana, era fatta di due piani, uno ufficiale e formale, vestito con i panni della democrazia, l'altro occulto, inconfessabile, criminale nella sua essenza. Uno popolato di burattini che mimavano i riti della democrazia, le elezioni, il discorso pubblico, i partiti, la lotta politica. L'altro manovrato dai burattinai che faceva la vera politica con le armi sporche delle stragi, del terrorismo, della corruzione sistematica, della criminalità organizzata. Uno apparentemente autoctono e nazionale, l'altro di matrice internazionale, e quando si diceva internazionale si diceva l'America, la CIA, da sempre e per sempre, con o senza guerra fredda. Che la storia d'Italia sia stata attraversata e popolata da terroristi, depistatori, insabbiatori, servitori infedeli dello Stato, tentativi di influenzare la sua politica da parte di potenze straniere, logge deviate, spie deviate, militari troppo intraprendenti, corrotti, omertosi, approfittatori, doppio giochisti, criminali, assassini, mafiosi, estragisti, non è una teoria cospirazionista, ma una tragica realtà documentata dalla cronaca e dalle sentenze passate in giudicato. Così come è un dato di fatto che la stessa storia è stata costellata di personalità integerrime, autentici servitori dello Stato, rappresentanti delle istituzioni, politici, magistrati, soldati, poliziotti, carabinieri, giornalisti, insegnanti, sacerdoti, che hanno dato la vita per difendere i valori della Repubblica e dello Stato che rappresentavano o di cui facevano parte. Tutt'altro discorso immaginare che dietro tutti i fatti drammatici del nostro passato ci fosse un'unica regia, come nella più tradizionale delle teorie del complotto. Un grande vecchio. È contro questo modo di pensare che si è espresso l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 9 maggio 2009, in occasione del Giorno della Memoria, dedicato alle vittime del terrorismo. Ricordando le vittime di stragi come quelle di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Stazione di Bologna e altre, Napolitano ha sottolineato che non tutte le responsabilità sono state ancora accertate. Desidero però dire, ha dichiarato il Presidente, che per quante ombre abbiano potuto pesare sulla ricerca condotta in sede giudiziaria e su quante riserve si possano nutrire sulle conclusioni da tempo raggiunte, non si possono gettare indiscriminati e ingiusti sospetti sull'operato di quanti indagarono e in particolare sull'operato della magistratura, esplicatosi in molteplici istanze e gradi di giudizio. È parte, dobbiamo dirlo, è parte dolorosa della storia italiana della seconda metà del Novecento, anche quanto è rimasto incompiuto nel cammino della verità e della giustizia.
in special modo nel perseguimento e nella sanzione delle responsabilità penali per fatti orribili di distruzione di vite umane. Il nostro Stato democratico, proprio perché è sempre rimasto uno Stato democratico, in esso abbiamo sempre vissuto e non in un fantomatico doppio Stato, porta su di sé questo peso. Voglio dirlo, ha detto ancora il presidente Napolitano, nel modo più responsabile e partecipe a quante hanno sofferto, non solo per atroci perdite personali e familiari, ma per ogni ambiguità e insufficienza di risposte alle loro aspettative e ai loro appelli. E lo stava dicendo il presidente, avendo accanto a sé Gemma Calabresi e Licia Pinelli, le vedove di due involontari protagonisti su sponde opposte di quella triste stagione di sangue. La ricerca di capri espiatori per tutto ciò che non va nel mondo, come quella che esista un grande vecchio o un gruppo di grandi vecchi che domina il mondo, diavoli in terra, per fide orchestratori di manovre economiche a danno dei popoli innocenti, non è la soluzione ai problemi, ma in tutta la storia dell'umanità è sempre stata e continuerà a essere l'anticamera della barbarie. Non ce lo dimentichiamo. E nel ringraziarvi per essere stati con me, vi ricordo il nostro mini corso gratuito per imparare a riconoscere e a contrastare le bufale con spirito critico e scetticismo, certamente, ma sempre con mente aperta e senza cinismo. Andate al sito massimopolidorostudio.com/fake news e registratevi per accedere a breve al corso. Ringrazio poi i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, dove siamo già più di 500. Anche voi potete sbarcare oggi stesso sull'isola e aiutarci a raggiungere nuovi traguardi, a mettere in campo nuovi progetti. E guardate che basta davvero poco, l'equivalente di un caffè, di una pizza, quello che volete. Facendolo intanto avrete accesso a moltissimi contenuti esclusivi. Dietro le quinte del mio lavoro, tecniche di indagine sui misteri, antichi spezzoni televisivi che commenteremo insieme, trucchi svelati, documentari, poi risponderò alle vostre domande e molto altro. Inoltre entrerete a far parte di una chat segreta, appunto per stare in tema, dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti. Potete leggere tra l'altro i loro nomi nella sigla di questo episodio e magari presto potrebbe esserci anche il vostro. E dunque venite su Patreon, vi aspettiamo. Infine vi ricordo che proprio oggi, venerdì 25 novembre, ci vediamo al Festival delle Scienze di Roma. L'appuntamento è al Macro alle 18.30. E poi l'ultimo appuntamento di persone di quest'anno, il 2 dicembre, ci sarà una serata veramente speciale con me a Bologna al Teatro De Hon. Trovate tutti i dettagli nella mia newsletter, l'avviso ai naviganti, oppure qui sotto in descrizione. Mi raccomando, venitemi a trovare. Per ora ci fermiamo qui e ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13.30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto!